Buon sabato pomeriggio e buon inizio di serata di Vero Cuore, visto che trasmettiamo alle canoniche 18:30 e rimarremo in onda fino alle ore 19. Pertanto ci terremo compagnia per circa mezz'ora. Siamo entrati dunque nel cuore pulsante di questo weekend del mese di marzo 2021, un mese che ormai sapete io amo tantissimo. E questa volta sarà l'ultima volta, scusate la ripetizione, che vi augurerò buon sabato all'interno del mio amatissimo salottino letterario, nel mio studiolo, sito a Nonato del Garda, in provincia di Brescia, la Leonessa d'Italia, la mia amatissima città, perché la seconda edizione della mia trasmissione che io conduco, ma che ho anche ideato, si concluderà ufficialmente mercoledì 31 marzo 2021. Pertanto, lo specifico, non andremo in onda il giorno seguente, ovvero il primo giorno, il primo aprile, del mese di aprile. È stata un'edizione molto bella, molto intensa, molto particolare, certamente anche differente, perlomeno nel suo secondo round, per così dire, dalla prima edizione, che è iniziata il lontano 21 settembre 2020, un lunedì, e in quell'edizione avevo aperto le danze con delle interviste a cuore aperto qui in loco nel mio salottino letterario. E poi però non è più stato possibile realizzare per i motivi che sapete e non li vorrei ripetere per non tediarvi ulteriormente. E quindi mi sono dovuta, per così dire, inventare costruendo delle puntate diverse, per lo più contenitore. Puntate che, devo essere sincera, e lo dico anche con un pizzico di sano orgoglio, che a mio avviso, se è un pizzico, non deve mancare mai, a convincervi, e infatti sono arrivati commenti molto molto lusinghieri, quindi grazie. Però se sono riuscita a realizzare tante di queste puntate, il merito è anche e soprattutto di una persona, e sto parlando di Viviana Sgorbini, che ringrazio per la collaborazione, che è anche una grandissima fan della mia trasmissione, che mi ha permesso non solo di parlare della sua meravigliosa realtà editoriale, sto parlando ovviamente della mitica, davvero mitica, Tomolo Edigio Edizioni, grandissima e indiscussa protagonista, o come spesso dico, una protagonista con la P maiuscola della mia trasmissione, sia la primissima edizione, qui edizione 2020, che edizione ancora in corso per qualche giorno, quindi della 2021. E ovviamente però lo è stata non solo presentando per sommi capi alcune collane o alcune opere, ma anche presentando in maniera più specifica e diretta alcuni autori e alcune autrici alle quali ho dedicato delle puntate mirate, e questo è accaduto in entrambe le edizioni, quindi sia l'edizione 2020 che l'edizione ancora in corso per qualche giorno, la 2021. Meravigliose poi le puntate che io amo definire a buona, buonissima ragione contenitore, dove con la complicità e l'eccellente collaborazione di Viviana Sgorbini ho potuto parlare di libri catalogati, per così dire, in un cerchio, catalogati in una categoria, come per esempio i libri che riguardano la storia, che riguardano la natura e così via. E poi ho avuto anche il piacere di poter contare su una collaborazione ancora più impeccabile di Viviana in veste di collaboratrice la domenica pomeriggio, quindi domani ritornerà alle 18:30. Infatti vi ricordo che Viviana Sgorbini ha curato per il mese di febbraio, per il mese di marzo, attualmente in corso, una rubrica letteraria in stretta collaborazione con la Tomolo di Gio Edizioni. Infatti in ogni puntata realizzata in completa autonomia, Viviana ci ha presentato e ci presenterà anche domani alle 18:30, sera domenica, libri molto molto belli, per lo più adatti ai bambini e ai ragazzi, targati, per così dire, lo ribadisco, Tomolo e di Gio Edizioni. Tra l'altro di molti libri dei quali Viviana ci ha parlato nelle sue puntate, la sua amatissima rubrica letteraria, io ho già parlato un po' di tempi fa oppure in tempi più recenti. Quindi la scusa, per così dire, dopo aver visto la sua rubrica, di andare a sbirciare nuovamente le puntate vecchie o più recenti di Chiacchiere Autori, ma già andate in onda, è sempre valida. Però vi ricordo, per chi non lo sa o non si ricorda, perché il tempo vola ed è facile dimenticarsi molte informazioni in questo momento così duro che stiamo vivendo, che se volete rivedervi le puntate trascorse di Chiacchiere Autori, sia edizione 2020, quindi la prima edizione ufficiale della trasmissione, che edizione in corso, quella 2021,
non dovete fare altro che a fine trasmissione fare un salto metaforico su YouTube. In particolar modo sul canale YouTube, attenzione al nome, Damiano Conchieri Grafica in Video, che è il canale YouTube ufficiale del nostro regista Damiano Conchieri. Lì trovate tutte, ma veramente tutte, nessuna esclusa, credetemi, le puntate della mia trasmissione, di entrambe le edizioni. Sono identiche rispetto a come le abbiamo mandate in onda e la loro visione è assolutamente gratuita. Tra l'altro vi voglio anche sottolineare e ribadire che abbiamo anche creato una playlist di facilissima consultazione per rendervi ancora più piacevole ed easy la navigazione su questo canale YouTube che, ribadisco, si chiama Damiano Conchieri Grafica in Video. Un'ultima precisazione, perché spesso ricevo dei messaggi in posta privata su Facebook, ormai lo sapete, il mio social prediletto, di persone che mi chiedono: ma come mai non vedo stasera, che sono le 22, la puntata che è stata trasmessa questo pomeriggio? Purtroppo me la sono persa e vorrei vedermela. Perché? Perché lo ribadisco per l'ultime volte, perché ormai chiacchieratori in queste condizioni è agli sgoccioli, visto che si concluderà il 31 marzo 2021, le puntate vengono caricate con quest'ordine. Oggi è sabato, benissimo, la puntata di oggi non la troverete disponibile su YouTube, in particolar modo, lo ribadisco il nome, sul canale Damiano Conchieri Grafica in Video, a partire da stasera, ma attenzione, da sabato prossimo, entro le ore 23, e così cut, per così dire, per tutte le altre puntate, le altre giornate, le altre serate della mia trasmissione, ok? Poi noi ci direttiamo anche, per così dire, a condividere le puntate sulle nostre pagine Facebook. E ribadisco, perché Facebook è il nostro social prediletto, siamo un po' vintage, cosa ci volete fare? Vi ricordo infatti che su Facebook trovate la mia pagina lavorativa di Laura Gorini addetto stampa, perché io di mestiere sono appunto addetto stampa, quindi mi occupo di comunicazione a 360 gradi, la pagina lavorativa del nostro regista Damiano Conchieri, Damiano Conchieri Graphic and Video, la pagina del mio ebook Sporca l'anima, del quale vi ho ampiamente parlato in entrambe le edizioni. Tra l'altro, se vi ricordate, ho anche avuto il piacere e l'onore molto molto particolare, a tratti divertente, se più argomento è molto serio, di ospitare qui in loco, in versione tra virgolette carne e ossa, la sua indiscussa protagonista, l'indiscussa protagonista di Sporca l'anima, sto parlando di Emily, e questa puntata ovviamente la trovate sempre disponibile su YouTube, sul canale Damiano Conchieri Graphic and Video. E poi, per ritornare al nostro regista, trovate anche sempre su Facebook una pagina meravigliosa, molto divertente, che vi consiglio di visitare in compagnia dei vostri ragazzi e dei vostri bambini, legata a un progetto coloratissimo, molto molto bello. Si tratta di matita e inchiostro ed è un progetto al quale lo teniamo molto, perché tutto a livello, diciamo, di illustrazioni è partito da lì, fumetti compresi. E di fumetti abbiamo ampiamente parlato con il nostro regista Damiano Conchieri, che è maestro d'arte, videomaker e illustratore e fumettista, in varie puntate della mia trasmissione. Quindi vi consiglio veramente di visionare con attenzione il suo canale YouTube, perché è molto molto ricco di puntate e di contenuti molto molto vari. Ma ritorniamo a parlare, per con piacere assoluto farlo, di Viviana Sgorbini della Tomolo e di Gio Edizioni. Sì, ho parlato di questa casa editrice straordinaria, dei suoi autori, delle sue opere, ma ho anche parlato di Viviana Sgorbini come autrice, perché Viviana lo è assolutamente. E negli ultimi tempi ho, in particolar modo dedicandole anche una puntata, parlato di lei come squisita autrice di un bel libro per ragazzi ma anche per adulti, come più volte ha ricordato la stessa. Si tratta di Cerusicus, chiedo alla regia di riprendere bene la copertina, un libro molto molto agile, pubblicato per la Tomolo di Gio Edizioni, dove la nostra Viviana si firma col doppio nome, Viviana Rita Sgorbini. Rita è un nome che io adoro, un nome bellissimo, ed è un nome speciale, che ha un significato particolare per Viviana, come ci ha raccontato nella meravigliosa chiacchierata a cuore aperto che ho ottenuto qui il mio salottino nel mese di ottobre 2020. Siamo passati un secolo, ma in realtà sono passati pochi mesi, ci pensiamo. Ci siamo molto divertite, abbiamo parlato tantissimo anche a fine intervista, abbiamo trascorso una splendida domenica pomeriggio, in sicurezza ovviamente, e la nostra chiacchierata è risultata particolarmente corposa, che ho deciso, come accade spesso, di suddividerla in grado, anche perché al tempo, nella prima edizione, non avevo a disposizione mezz'ora ma sempre soltanto un quarto d'ora, ve lo ricordate? Ecco. E durante questa bella intervista Viviana mi ha anche spiegato il motivo che la porta talvolta a firmarsi con il doppio nome, quindi Viviana Rita Sgorbini. E poi durante questa chiacchierata Viviana ha anche ribadito l'importanza creare, stampare libri in formato cartaceo, soprattutto per i nostri bambini, e ci ha spiegato anche la motivazione. Non voglio dirvi altro, perché se non l'avete visto, non avete ancora ascoltato, visionato la sua intervista, che è molto molto bella, lo dico sinceramente, vi invito a farlo assolutamente, perché lo merita.
E sempre lo stesso pomeriggio domenicale ho avuto il piacere di ospitare qui in loco Lorenzo Di Salvio, che è il figlio di Viviana Sgorbini, e un ragazzo che ha le idee ben chiare, un artista a tutto tondo, che ha donato a noi, di Chiacchiere Autori, alcuni suoi lavori, omaggi veramente molto molto graditi, che vi ho mostrato più volte in trasmissione nel corso di varie puntate di Chiacchiere Autori, e ha proprio disegnato qui il loco, e vi abbiamo anche mostrato alcuni filmati dove si vede proprio Lorenzo che si accinge a creare qualcosa di unico in esclusiva per noi di Libri Chiacchiere e Autori. Lorenzo ci ha parlato a lungo della sua passione per il disegno e per la scrittura, e poi ci ha rivelato anche qualche chicca. Ovviamente mi sono molto molto divertita, che era con lui, perché è un ragazzo molto molto simpatico, ovviamente, sempre ovviamente. Su YouTube e sul canale Damiano Conchiglia di Grafica in Video trovate, su Divisa in Due Round, anche la nostra splendida chiacchierata a cuore aperto. Insomma, avete capito che la Tomlo di Gio Edizioni è stata una grandissima protagonista della mia trasmissione. Una protagonista indiscussa, e ribadisco, se io ho potuto realizzare grandissime puntate molto molto belle, accattivanti, e soprattutto puntate per lo più dedicate ai bambini e ragazzi, ma non solo, è proprio merito di questa meravigliosa realtà editoriale e in particolar modo di Viviana Sgorbini. Una Viviana Sgorbini che mi ha fatto molto molto sorridere, ma anche riflettere, quando mi ha permesso, grazie a un suo splendido omaggio, davvero molto gradito, di ragionare su una problematica tristemente attuale, che purtroppo tocca anche i bambini molto molto piccoli, parlando del bullismo. E l'ho potuto fare grazie a un libricino per bambini pubblicato da Edigio, che si intitola Il coniglietto Lillo. È delizioso, eh? Di questo libricino per bambini ne ho parlato a lungo in varie puntate della mia trasmissione, perché oltre a essere scritto Viviana Sgorbini, che è la nostra grandissima amica e un'eccellente collaboratrice, ci aiuta veramente a pensare come i bambini di oggi siano bersaglio facile, ahimè, di attacchi di cattiveria da parte di propri amici, oppure comunque di bambini che vorrebbero, potrebbero essere in realtà loro amici, ma preferiscono fare i bulletti, molti appunto perché spinti da altri. E il problema è che spesso questi bambini non capiscono che feriscono gli altri con le loro parole, con i loro atteggiamenti, e che li fanno stare molto molto male. E tramite questa storia, tramite il racconto del nostro bellissimo coniglietto Lillo, che ha una particolarità, noi riusciamo a capire quanto possa realmente soffrire un bambino, una bambina di oggi, quando viene deriso dagli altri, dagli altri suoi coetanei, che potrebbero essere suoi amici, invece decidono di non esserlo, e quindi come vive male la sua vita. Ed è veramente molto molto toccante capire che, nonostante l'amore della sua famiglia, Lillo non riesca a vivere sereno, finché non fa capolino un bel giorno, apparentemente qualunque, un altro personaggio, che anche lui con delle sue particolarità ben evidenti, che lo aiuterà a capire che sta proprio nella differenza, nella sua particolarità, la sua vera ricchezza. Quindi un libro da leggere con molta molta attenzione, ma anche da sfogliare, perché ci sono le illustrazioni veramente molto molto belle, molto molto simpatiche, insieme ai vostri bambini e alle vostre bambine, anche per fargli capire che le parole e i gesti hanno un peso veramente importante, grave, e che possono provocare molto molto dolore, soprattutto nei cuori di quelle persone che sono ancora piccole dal punto di vista anagrafico e che quindi non hanno grande esperienza di vita, e ovviamente tendono anche a ingigantire un aggettivo piuttosto che un altro. Questo non significa che dobbiamo autorizzare i nostri bambini e le nostre bambine a dire parole poco carine nei confronti degli altri, questo mai, però è chiaro che una parola detta magari un adulto fa un effetto, detta un bambino ne fa un altro. Quindi mi raccomando, cerchiamo di educare i nostri bambini, le nostre bambine, all'educazione e al rispetto, in primis verso la loro persona e in secundis verso gli altri. È fondamentale. Se vogliamo avere un mondo migliore, dobbiamo partire proprio da loro, dai nostri bambini e dalle nostre bambine. Però Viviana Sgorbini, che mi vizia, lo sapete, mi fa degli omaggi meravigliosi a livello letterario. E c'è un libro, una piccola antologia della quale vi ho parlato,
la scorsa puntata di Chiacchiere Autori vi ha parlato anche Viviana, se non erro, è Storie di Fiere. Certo, in questo momento è davvero difficile pensare alle fiere perché non si possono fare se non online, dove alcuni autori, alcuni illustratori della Tomola di Gio Edizioni hanno raccontato la loro esperienza proprio avvenuta in una o più fiere. Ed è un libro, secondo me, da leggere con grandissima attenzione, perché ci fa capire quanto sia importante il contatto con le persone, in generale in realtà, non solo a livello di fiere, di come sia cambiato il nostro modo di approcciarci agli altri e alla vita e di come sia stato stravolto il nostro modo di operare, di vivere e di pensare. Forse prima non ci rendevamo conto della bellezza di poter incontrare una persona per un caffè, in un bar, di poter scambiare quattro parole, di camminare liberamente senza una mascherina sempre indosso. Ora credo che ce ne rendiamo conto e come. E leggere questo libricino, che è anche molto molto colorato, molto agile, con appuntate le esperienze di alcuni autori, di alcuni illustratori di Alta Media Edizioni, penso che ci faccia capire quanto sarà bello tornare alla normalità. E per tornarci ovviamente dobbiamo seguire tutte le regole, affinché non le seguiamo non potremo mai tornare alla normalità. E tra l'altro vi voglio far sorridere perché, se notate in copertina, guardate chi c'è, è proprio lei, la nostra mitica Viviana Sgorbini, tutta sorridente, insieme al nostro Tomolo. Non vi svelo chi è, dovete arrivarci voi. Insomma, come vedete, la Tomola di Gio Edizioni pubblica tante belle cose e tra l'altro vi posso già mostrare il fatto che sta lavorando a nuove collane, tra cui una collana romance. Come potete notare, in linea regia possiamo già farvi vedere il nuovo logo. Complimenti, complimenti Viviana Sgorbini e a tutto il tuo staff, perché in un momento così difficile non ve ne state assolutamente con le mani in mano, non vi nascondete dietro scuse, state lavorando tantissimo, vi state impegnando come non mai, quindi veramente complimenti. Ci sono persone che si nascondono dietro scuse su scuse per non fare il loro lavoro, invece Viviana Sgorbini e il suo staff non fa certamente parte di questa schiera di persone. Però se dico Tomola di Gio Edizioni mi viene anche in mente, tra le tante autrici delle quali ho avuto il piacere e l'onore di parlare, lei è Antonella Rossetti. Questo è il suo libro pubblicato di Gio, Il mistero delle parole scomparse. Ci tengo particolarmente tanto perché è il primo libro di Antonella Rossetti, seppur il più recente, che ho avuto il piacere di recensire per Così. Questo splendido quattordicinale nazionale cartaceo che esce in tutta Italia a prezzo di un euro, per il quale io curo diversi anni la rubrica dedicata ai libri. Ringrazio per la collaborazione la mitica direttrice di Così, ovvero Sara Moretti. E poi ne ho parlato anche in una puntata contenitore dedicata alla Tomola di Gio Edizioni. A gennaio poi ho dedicato una puntata intera all'arte di Antonella Rossetti, poi ho parlato ancora altre puntate e sabato scorso ho trasmesso in esclusiva, lo starino in esclusiva, una puntata dove Antonella ha realizzato dei video meravigliosi in mezzo alla natura per parlarci di un altro suo libro pubblicato sempre dalla Tomola di Gio Edizioni e di un personaggio davvero delizioso. Sto parlando del bellissimo, meraviglioso Alfredino. Entrando in questo bosco leggiamo: non puoi vivere una favola se ti manca il coraggio di entrare nel bosco. E questa è proprio la storia che vi voglio raccontare, quella che ho scritto in questo libro, Alfredino e la magia del bosco, edito da Edigio. C'era un bambino dai capelli rossi di nome Alfredino che entrò in un bosco, ma non gli mancò il coraggio. Ciò che lo affascinava maggiormente erano gli alberi. Immaginava di vedere animali, visi o corpi umani, personaggi fantastici come gnomi, folletti.
veramente un libro delizioso, Alfredino, la magia del bosco di Antonella Rossetti. E poi credo che spiegarlo in una location così fresca, così romantica, che ha scelto Antonella, sia assolutamente il top. Sì, fresca, perché comunque ci dà il senso, non di freddo, ma proprio di aria, del fatto di poter stare all'aperto, che ormai sta diventando un'utopia. Chiaramente Antonella l'ha realizzato un po' di tempo fa, questo bellissimo video, lo voglio sottolineare. E io credo che possa essere anche di buon auspicio, no? Per farci sperare di poter tornare presto a fare anche delle camminate, semplici camminate all'aria aperta in mezzo alla natura. Una cosa meravigliosa, a mio avviso, che io a dir poco adoro. E tra l'altro il marito di Antonella, che è un uomo molto molto simpatico, grande fan della mia trasmissione, che saluto, ciao Paolo, ha anche voluto aiutarla nella realizzazione di quella puntata di sabato scorso. E se non possiamo mostrarvi nuovamente Alfredino, il suo protagonista in carne e ossa, possiamo però mostrarvi un altro grande protagonista di questo bel libro per bambini e ragazzi, ovvero il gufo, che tra l'altro appare anche in copertina, l'avete notato, che porterà in salvo il nostro eroe, il piccolo Alfredino. Ecco, insomma, guardate, Paolo in versione gufo, possiamo dire che Paolo, dai. Grazie Paolo per, insomma, aver reso questa puntata ancora più bella con la tua simpatia e con la tua disponibilità. Ovviamente io vi invito, se volete saperne di più su questa meravigliosa realtà editoriale, quindi sulla Tome Edizioni, a fare un bel salto metaforico sui siti che mi dico la regia vi segnalano ora, quindi abbiate un attimo di pazienza, della Tome Edizioni e della Edigio Edizioni. E poi a visionare anche le puntate che ho dedicato ai suoi autori e alle sue autrici, in particolar modo, visto che sto parlando di lei, di Antonella Rossetti, perché meritano davvero, sono molto molto divertenti. Io credo che in questo momento così duro che stiamo ancora vivendo nel nostro paese, paese inteso come la nostra meravigliosa Italia, sia doveroso cercare di divertirci con qualcosa di semplice, di ridere, di stare con i nostri cari che abitano con noi in sicurezza, cercando di strappare loro un sorriso. Dobbiamo farlo per noi stessi, per le persone che amiamo, è doveroso. Quindi mi rivolgo anche ai genitori all'ascolto, magari cerchiamo con poco di far divertire i nostri bambini e le nostre bambine. A loro, lo dico spesso, ma la verità, quindi lo ripeto, è un'infanzia rubata, perché non possono stare con i propri amici, con i propri compagni di scuola, con i propri cuginetti, con i propri amichetti del condominio, per dire, no? Il mio ricordo di infanzia è un po' questo, perché è pericoloso, non possono stare con i nonni, non possono abbracciarli, non possono andare a scuola, all'asilo, non possono andare ai giardinetti, insomma, non stanno facendo una vita degna per dei bambini, non è bello quello che purtroppo sono costretti a vivere. Noi adulti possiamo adattarci, i bambini, anche se possiedono indubbiamente un grande spirito di adattamento, soffrono molto di più di noi, e certamente un domani avranno dei brutti ricordi riguardo alla loro infanzia. Non ricorderanno magari dei momenti trascorsi a giocare a pallone, o i pomeriggi trascorsi con le loro amiche a cambiare le bambole per abiti su abiti, perché per un certo periodo è stato negato loro. E quindi, insomma, credo che sia doveroso industriarci in qualche maniera per farli sembrare meno duro questo periodo, che invece molto duro lo è assolutamente. Beh, ora sono in fase di chiusura. Ringrazio da profondo del cuore tutto lo staff della Tome Edizioni per l'eccellente collaborazione anche per la gestione di questa puntata. Ringrazio in particolar modo la mitica Viviana Sgorbini, che ritornerà, vi ricordo, perché è un piacere assoluto farlo, anche domani, è domenica, quindi alle 18.30, per l'ultima puntata della sua rubrica letteraria, dove ci presenterà altri bei libri da leggere o da rileggere, se avete già letti, targati, per così dire, Tome Edizioni. Attenzione, perché di alcuni di essi vi ho già parlato in tempi passati e ben più recenti la mia trasmissione Libri, Chiacchiere e Autori, nelle puntate contenitore, che amo definire la buona ragione così, oppure in puntate singole dedicate a delle squisite autrici. Ok, quindi mi raccomando, facciamo questo gioco se vi va. Provate a indovinare domani, mentre osservate con molta attenzione i consigli letterari di Diana Sgorbini, dopo averli anche ascoltati, quali libri tra quelli consigliati sono stati già nominati più volte nella mia trasmissione. Mi raccomando, provateci, dai, poi scrivetemi in privato, sono molto molto curiosa. Ringrazio anche la carissima Antonella Rossetti,
per la grandissima ed eccellente collaborazione, per la sua simpatia, nonché il marito Paolo, straordinario ovviamente. Ringrazio Damiano Conchieri al montaggio, alle grafiche, alle riprese e alla regia. Grazie, il più grande grazie, consentitemi di dirlo con il cuore, va a voi che ci avete seguito anche oggi, che avete scelto di seguirci in streaming oppure su Sky Canal 810, in streaming dal sito ufficiale di Well TV o in streaming dalla pagina Facebook ufficiale di Well TV. Grazie ancora, buona serata e buona cena a tutti e a tutte voi da Laura Gorini di Libri Chiacchiere Autori. Ciao! Sono Antonella Rossetti e sono molto felice di fare la vostra conoscenza, ma vi porto anche i saluti dei miei personaggi, da quel pigrone dell'Ocone Giovanni, da quel sognatore di Alfredino, da quel cattivone della figura sinistra. Ah, dimenticavo, c'è anche il draghetto Baldo. Lui è molto goloso, ma non sapeva lavarsi i denti. Ciao a tutti, da tutti noi.